Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati, ben ritrovati. A meno di 24 ore dalla sconfitta, dall'ennesima figuraccia in questa stagione, in questo inizio di stagione, ormai siamo agli sgoccioli per quanto riguarda il girone d'andata sabato alle ore 14:30, la 19esima e ultima giornata di questo deludente girone d'andata per la formazione biancoscudata. Dicevamo, a meno di 24 ore dalla sconfitta subita alla Mario Rigamonti, al Mario Ceppi contro il Lecco di Luciano Foschi, è arrivata la notizia dell'esonero, dell'addio di Bruno Caneo dalla panchina biancoscudata. Quindi termina dopo solamente 18 partite con la bellezza di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, l'eliminazione al turno preliminare della Coppa Italia, l'eliminazione ai quarti di finale invece della Coppa Italia di Serie C per mano della Juventus Next Gen. Un inizio di stagione positivo con la vittoria contro il Vicenza dell'ormai ex allenatore Francesco Baldini alla seconda giornata, alla prima davanti al pubblico amico, e poi la vittoria lo scorso 24 settembre al Teghil contro il Pordenone di Domenico Di Carlo. Dopo quella vittoria però è cambiato tutto. Dalla sconfitta 5-0 subita al Boltini contro la Pergolettese a punti bassi l'ultimo ieri pomeriggio al Mario Rigamonti, al Mario Ceppi contro il Lecco di Luciano Foschi. A meno di 24 ore dall'annuncio dell'esonero arrivato in tarda serata ieri sera da parte della presidente Bianchi e del direttore sportivo Mirabelli, sta per arrivare, non è ufficiale, ma sta per arrivare il comunicato stampa. L'ufficialità dovrebbe arrivare in questo pomeriggio, ma intanto registro già il video perché ormai ha vinto questo ballottaggio sulla possibilità di essere il nuovo allenatore bianco scudato. Il prossimo allenatore della Padova sarà al 99,9% Vincenzo Torrente, ex difensore, e a questo punto speriamo che possa curare al meglio il reparto difensivo, perché questo anno ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori lì dietro. E poi speriamo che possa dare un po' di gioco a questa squadra, lui che vanta 2 promozioni, una dalla seconda divisione alla prima divisione e poi dalla prima divisione in Serie B sulla panchina della Gubbio. Gubbio che è anche l'ultima tappa della carriera di allenatore di Vincenzo Torrente, tappa che ha toccato il massimo per quanto riguarda il curriculum, l'esperienza tra il 2011 e il 2013 al Bari, al San Nicola, con la Cremonese la stagione seguente, panchina poi della Salernitana nel 2015-2016, Vicenza 2016-2017, esperienza non da ricordare, Sicula Leonzio nel 2018-2019, poi l'ultimo triennio dal 2019 al 2022 fino al termine della scorsa stagione ancora una volta al Gubbio. La rescissione del contratto ancora in essere con la formazione Umbra, che questo anno si è affidata all'esperienza di Braglia, e poi la firma che arriverà nel primo pomeriggio, che con tutta la probabilità dovrebbe essere comunque fino al termine della stagione, quindi 30 giugno 2023. Quindi ragazzi, l'arrivo di un allenatore esperto di categoria, che ha allenato anche in cadetteria in Serie B,
un nome importante che ha vinto la concorrenza di Lamberto Zauli, di Pasquale Marino, di Pasquale Padalino e di Roberto Stelloni, tramontata nel nascere l'idea di affidare nuovamente, a quasi 12 anni di distanza dalla prima volta, la panchina bianco scudata invece a Carlo Sabatini, eroe di Busto Arsizio, eroe anche nella serata del playout a Trieste al Nereo Rocco contro la Labardata. Il nuovo allenatore sarà Vincenzo Torrente. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa firma, di questa big news che sta accompagnando i colori bianco scudati in questo termine del girone d'andata. Domani pomeriggio il primo allenamento guidato da Vincenzo Torrente, sabato il primo esame, un vero e proprio spareggio salvezza contro il Mantova di Nicola Corent allo stadio Euganeo. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!